mondo oggi ha bisogno di noi. Dobbiamo disegnare i criminali. Bene, sperando che ci riusciamo. E dobbiamo catturarli. Ebbene sì, ragazzi, oggi dobbiamo essere dei veri e propri investigatori. Mi dispiace di disturbarti, ma sembra... In questo momento sono un po' nei pasticci. La mia povera nonna, anche se lei è abbastanza più nonna, secondo me, è stata borseggiata questo pomeriggio. Oh, per favore, non è che mi puoi aiutare a trovare chi l'ha fatto? Ok, ragazzi, come funziona? Noi faremo delle domande e tramite queste domande dobbiamo capire qual è l'aspetto di questo criminale. Lo dobbiamo disegnare. Chiediamo la prima domanda. La memoria di mia nonna è molto vecchia, ok? Ma sta ancora bene. Mi ricorda, anzi, mi ha detto che... Forse sto capendo che è lei che è stata derubata. Sta parlando tipo in terza persona. Che ha una mascella molto quadrata. Ora, qua ci sono diversi tipi di mascella. Io non so che mascella ho. Ditemi, ragazzi, che mascella avete nei commenti. Questa è abbastanza tonda. Questa è a spigolo. Questa è un po' scavata. Questa è molto rotonda. L'unica quadrata forse è questa. Non ci sono quadrati fra questi. Chiediamogli invece il colore della pelle. Oh, Frankie cara. Penso che loro dovrebbero prendere un po' di sole. Ma non sono nemmeno le persone più, insomma, pallide che abbia mai visto. Questo qua, secondo me. Questo qua, perché questo è il colore pallido, questo è normale, dai. Chiediamogli per lo stile di capelli. Oh, questo è diverso perché ce ne sono tantissimi. Ok, dice che i capelli per lei erano molto scioccanti. E dice che c'erano metà capelli e metà no. Gli unici che vedo che sono metà sì e metà no sono questi. Ecco, questi qua. Ma chiediamogli il colore dei capelli. Erano molto biondi, golden. Ok, come i miei. Quanto sarebbe bello essere di nuovo giovane. Le sto chiedendo la foto di un criminale, non tutti i suoi ricordi della sua infanzia. Grazie. Ok, diciamo che per adesso siamo così. Chiediamogli gli occhi. Sembrava veramente stanco. Mi baso sui miei occhi. I miei occhi sono questi. Quando sono stanchi, quindi immagino che questi qui siano, beh, uguali, uguali. Invece chiediamo il colore degli occhi. Ah, mi ricorda i famosi hazelnut cookies. Ma che biscotti sono? Ah, ok, biscotti classici. Vabbè, poteva dirmi un biscotto. Cioè, non è che per forza i famosi, ma chi li conosce? Vabbè, comunque andiamo con il colore. Ho fatto venire alla signora mamma fame perché ha detto che dopo che avrò finito questo vado a cucinare un po'. Va bene, nonnina, va bene. Allora, quindi mettiamo questo come colore. Chiediamo poi il naso. Non sono molto sicuro, tesoro. Non era né troppo grande né troppo piccolo, né troppo magro né troppo grande. È semplicemente giusto. Questo? Qual è il... Oppure tutti e due potrebbero essere dei buoni nasi, no? Forse questo. Ok, sta prendendo forma il nostro criminale. Ed è molto particolare. Vi immaginate, ho sbagliato tutto. Chiediamogli per la bocca. Allora, dice che questa persona pensa tanto. Secondo me ha la faccia tipo così. Non lo so. Non ho capito come l'ha descritto, però penso così. Vediamo se ha dei baffi o qualcosa. No, non aveva niente di ciò in faccia. Quindi, niente peli. È così. Io non sono tanto sicuro della faccia. Poi abbiamo... Aveva delle cicatrici? Oh, no, cielo. Spero di no. Ok, niente cicatrici. Poi abbiamo... Se aveva dei piercing... Ora che ci fai pensare, tesoro? Penso che ne aveva uno nell'orecchio. Ah, ok, voglio gli orecchini. Tatuaggi? No, non sono riuscita a vedere niente di strano in questi giorni. Niente tatuaggi. L'abbiamo pronto? Mi sa di sì. Ragazzi, l'ho fatto identico. L'ho fatto identico. Cioè, ho indovinato tutta la descrizione. E questo è solo quello più facile. Direi che i miei disegni hanno salvato il mondo oggi. Un criminale in meno. Arrestiamolo. Boom. Ok, l'abbiamo arrestato. Ed è il momento di questo tizio che ci chiede una mano. Ehi amico, ho davvero un grande problema. Qualcuno praticamente mi ha rovinato la mia passeggiata mentre guidavo con la moto. Ho dovuto mettere dei nuovi pneumatici. E il problema adesso è, insomma, sono mezzi bruciati. Vabbè, comunque qualcuno gli ha rovinato la moto. Ed è il momento di scoprire chi. Allora, tutto adesso. Abbiamo un botto di domande da fare. Dobbiamo essere veloci. Dimmi la forma della faccia. Ok, aveva una faccia un po' paffutella. Colore della pelle. Non sono riuscito a vedere il colore della pelle. Ok, lo metto io a caso? Metterò questo. Boh. Dammi per i capelli. Non mi ricordo lo stile. Spazio qualcosa. Hai portato.
importanza? Sì che importanza. Come? Ma non sai niente. Spazio qualcosa. Quali sono i capelli di un astronauta? Scusami. Colore? Stava indossando un casco mentre l'ho visto qui. Però sono sicuro che erano scuri. Ok, proviamo a metterli scuri così. Secondo me da astronauta quali sono secondo voi? Metterò dei capelli a caso nella speranza di trovarlo. Ok, occhi. Cioè la sua unica descrizione aveva degli occhi strani. Questi sono gli unici occhi strani che vedo. E il colore? Ti dico una cosa. Il colore dei suoi occhi sarà lo stesso di quello di quando io batterò la faccia contro il pavimento. Che informazione è? Ma tu come faccio a trovare un criminale? Sei troppo confuso. Il naso? Una cosa piccola. Così? Bocca? Sembrava che non gliene fregava niente. Era proprio senza emozioni. Così quindi. Avete presente quelle emoji, quella che fai con la tastiera dove ci sono i due punti e la linea in basso? È lui, è letteralmente un emoji, il criminale che stiamo disegnando. Aveva della barba? No, no. I motociclisti si rasano sempre. Non penso sia vera questa cosa. Delle cicatrici? No, 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 no. No, niente. Dei piercing? Aveva un piercing al naso, come un toro. È arrabbiatissimo questo tizio. Aveva tatuaggi? Sì, ho visto qualcuno di tatuaggi del collo, però non lo so, eh. Ok, ragazzi, io ci sono. Cioè, non credo che gli devo chiedere altro. I colori degli occhi. Ok, vediamo se al mio disegno ci assomiglia qualcuno. Aiuto! Il mio disegno non assomiglia a nessuno di questi. Come faccio? Come faccio? Non mi ha dato informazioni, ragazzi. E quindi mi è venuto questo coso. Basiamoci sulle nostre informazioni. Quello più simile al nostro disegno. Il nasino piccolo, i capelli. Non lo so, non lo so. Sono indecisa fra questi due, sinceramente. E non hanno differenza solo il colore della pelle. Però non me l'ha detto il colore della pelle. Mio Dio, ragazzi, mio Dio. Forse sono diversi i nasi. Questo è più simile a quello che ho io. Questo è un po' diverso. Vediamo con questo. Vediamo. Arrestiamolo. Ah, ok, me lo dirà forse alla fine. Ok, sapremo alla fine se effettivamente ce l'abbiamo fatta. Ehi, oh, mister! La mia famiglia ha aperto un'officina di stampe la scorsa settimana. Mia mamma non sapeva usare la stampante. E ogni volta che viene la mia babysitter, loro usano solo il verde. Boh, ok. Insomma, stampano ogni volta un vecchio uomo sopra. Ma non lo so, con tutto questo verde stampate un dinosauro. Ok, ma qual è il problema? Niente, stiamo disegnando il tizio che i tuoi genitori stampano. Ok. Io ho chiesto, qual è la forma della faccia di questo tizio? Perché le facce possono avere diverse forme? Beh, il mio dinosauro preferito è il tirannosauro. Ed è grandissimo. Ma scusami, ma sei venuto qui a dirmi un criminale o a raccontarvi i tuoi giochini? Ok, la faccia più grande che c'è tecnicamente è questa. Il colore della pelle? Ce n'erano così tanti, quindi devo scegliere io a caso, ragazzi. Va bene, facciamo così. I capelli? Beh, non dirla a mia mamma, ma penso che sia una parrucca. Ok, è una parrucca. Questa persona sta indossando una parrucca. Qual è la parrucca? Quale potrebbe essere una parrucca? Questo? I colori dei capelli? Non rossi come i miei. Ok, forse un po' più rossi dei miei. Quindi così, ci siamo. Gli occhi? Penso che abbia bisogno degli occhiali. Mio amico Liam indossa degli occhiali. I genitori di Liam gli hanno regalato una PS5. Ce l'hai una PS5? Sì, ce l'ho, però non mi interessa questa. Ha bisogno degli occhiali? Allora questi qua, secondo me, sì, li provo. Colore degli occhi? Forse ci ha buttato un po' di inchiostro dentro, quindi neri. Ok. Il naso? Non so. Non so come ci faccio a mettere le dita lì dentro. Allora deve essere una cosa del genere. La bocca? Sembra così felice come se avesse ricevuto dei biscotti in più a pranzo. Quindi è così. Ok. Ah, la barba? Sembra che si è dimenticato di rasarsi. Ok, quindi questa qui, ci siamo. Ha delle cicatrici? Penso che vincerebbe una gara contro un tirannosauro. E il tirannosauro sarebbe molto arrabbiato. Quindi ha le cicatrici. Molto arrabbiato è tipo così. Più arrabbiato è così. Ha dei piercing? Ew! Vabbè, ma stai calmo! Va bene, quindi niente piercing. E ha dei tatuaggi? Cos'è un tatuaggio? Sei piccolo, non cretino. Ci siamo, vediamo se abbiamo disegnato abbastanza bene. Sì, è questo qui. Però non ha la cicatrice. Aspetta, aspetta. Basiamoci sulle cose certe. L'unica informazione che ci ha dato giusto il bambino è che non si è finito di tagliare la barba. Ha una cicatrice e ha il naso dove ci entrano le dita. Il gioco mi vuole ingannare. Pensa che io voglio cliccare questo, ma in realtà so che sei lui. E lo scopriremo alla fine. Ma andiamo avanti.
Prossimo cliente. Un fantasma. Non parla. Come non parla, ragazzi? Ah no, parla. La persona che mi ha ucciso era piccola, leggero, magro forse, una cosa del genere. E che colore di pelle aveva? Sembrava che era molto spaventato, quindi era pallido di quanto era spaventato, no? Vediamo i capelli. Aveva dei bellissimi capelli mossi. Quali sono i capelli mossi? Aspetta, smoothie e mossi? Sono lisci, vabbè. Allora, dei capelli lisci. Questi, quindi. Chiediamo il colore. Sembrava una fata. Che colore hanno le fate? Biondo. Oh mio Dio, ma che descrizione è? Capito che sei morta e sei confuso. Ma che se sembri un panda. Ok, va bene, va bene. Gli occhi? I suoi occhi. Amorevoli. Ma un pochettino persi. Anzi, pieni di apatia. Quali sono i più apatici tutti? Questi. Il colore? Era come il mare. Ok, una cosa del genere. Quindi blu. Il naso? Era irreplicabile. Proviamo una cosa del genere. La bocca? Anche quella è irreplicabile. E che ne so? Lo devo mettere a caso, ho capito. Mettiamo questo. Aveva della barba? No, non aveva assolutamente niente. Era molto liscio. Delle cicatrici? No, non aveva niente del genere. Ok. Aveva dei piercing? Amava fare i piercing, ma non su se stesso, quindi niente piercing. Ok, chiediamo se aveva tatuaggi. No, non aveva tatuaggi. Ok, mamma mia. No, raga, ma sono tutti uguali, aiuto. Gli occhi celesti li ha lui. I capelli sono questi. La pelle deve essere scavata. E ci siamo. Non sono sicura per la bocca. Potrebbe essere uno o due. Non so chi sia dei due. Ma siccome io ho messo questa bocca, metterò lui. Nella speranza che sia lui. Ragazzi, siamo quota. Forse 4 arrestati. Speriamo di farcela alla fine, di essere stati dei bravi poliziotti. Ha preso il latte dalla mia mucca. Lui è il tetto di nascosto della mia fattoria. Ha preso il latte dalla mia mucca. Questo qui è incavolato. E sicuramente non saprà spiegarci niente. Che come aveva la faccia? Parlami. Non riesco a dirtelo. Aveva tutta quella barba addosso. Mettiamo questa, dai. E che colore di pelle aveva? Ah, non lo so. È stata all'istanza. Sembra molto simile ai suoi capelli. E i suoi capelli erano molto scuri. Ok, quindi così. Andiamo. I capelli? Come dovrei sapere una cosa del genere? L'ho veramente accecato. Lo mettiamo pelato? Cioè, che cosa? Mettiamo pelato? Vabbè, aspetta. No, aveva detto che aveva dei capelli. Però erano scuri, giusto? Non mi hai sentito? Sono scuri. Scuri i capelli. Lui ha preso il latte dalla mia bocca. Gli occhi? Sembrano gli occhi di una persona colpevole di aver preso il latte dalla bocca. Vabbè, quindi io direi una persona spaventata. Il colore degli occhi? Ah, erano alle distanza. Penso che siano uguali al colore dei suoi capelli. Ci siamo, ci siamo. Allora, aveva il naso? Ok. Sì, molto buono per togliere le caccole. Quindi aveva un naso enorme. Ok. La bocca? Non sono riuscita a vedere dietro quella barba. La metteremo così. E aveva tanta barba, quindi. Te l'ho già detto. Ok, ok. Va bene, quindi mettiamo tanta barba. Aveva delle cicatrici? No, no. Ma quando lo vedrò gliene darò una. Ok, si calmi, signore, si calmi. Manteniamo la calma. Aveva piercing? Sembrava come una mucca. Quindi aveva questo. Va bene. Aveva dei tatuaggi? No, non penso, ma non sono sicura. Ok, vediamo. Ragazzi, calma. Perché qua ci sono tante persone simili. Lui ci ha detto che i suoi capelli erano neri. Però non sono sicura che vuol dire che questa cosa indica che aveva dei capelli. Secondo me non ce li aveva. Potete scegliere questo che ha qualche capellino in testa. Però non assomiglia a una mucca. Questo di solito è quello che hanno le mucche. L'anello nel naso, no? Non sto offendendo quello che ha il piercing. Però l'ha detto lui. Ok. Secondo me è lui. Vai, 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 vai. Non voglio vedere. Avanti, prossimo, prossimo, prossimo. Ah, questo è il mio collega. Sono capitato in questo individuo. Questo pomeriggio. Che era estremamente pericoloso. E mangia. Era troppo forte per me. Quindi ok, solo questo, non mi dici nemmeno cosa ha fatto. Dovrebbe fare un po' di esercizio. La sua faccia era molto magra. Ok, va bene. Il colore? Non penso dovrebbe avere quell'aspetto. Anche se spende un sacco di tempo sotto il sole, quindi è pallido. Vediamo i capelli? Erano molto schiacciati alla testa e divisi a metà. Ok, parti in the middle. Gli unici capelli che sono divisi a metà sono questi. Quindi va bene, colore? Bianchi, rossi, verdi con i brillantini. Mamma mia, ma chi ha visto questo? Ok, guardiamo per gli occhi. Erano spaventosi. Non sapevo nemmeno se fosse un umano. Mi ha quasi rovinato l'appetito. Spaventosi. Questi sono spaventosi. Il colore degli occhi? No, non lo so. Ok, facciamo così. Il naso era molto bulboso. Vuol dire tipo così, grumoso, non lo so. La bocca sembrava senza pretese, quindi così praticamente. Ok, aveva della barba? Sì, ed era strana. Aveva dei lunghi
lunghi pezzi nei lati. Ok, così. Aveva delle cicatrici. Oh sì, ne aveva uno nell'occhio. Ok, perfetto. Piercing? Beh, lo sai, non aveva piercing. Ok, tatuaggi? Non ho visto se ce li aveva, ma chissà. Ok, così. Vabbè, ragazzi, il colore dei capelli non me l'aveva detto. Gli occhi, mi sa che li abbiamo sbagliati a prescindere perché nessuno ha questi occhi. Il naso ci siamo. Cicatrice, tutti hanno i tatuaggi, quindi per forza ha un tatuaggio. Questo non ha la barba, però. Secondo me abbiamo sbagliato ed è questo qui. Proviamo con questo, ragazzi. Ditemi nei commenti chi aveste scelto voi. Ok, mi sa che abbiamo finito. Vediamo quali sono stati i nostri errori e se abbiamo sbagliato qualcosa. Ah no, cioè niente, ragazzi, è arrivata un'altra tizia. Io pensavo che mi stessi dicendo, ah, abbiamo finito. No, non si smette mai di lavorare qui. Ok, dai, dimmi qual è il problema. Era, aveva una mascella come una roccia. Il colore era un po' come se lui fosse andato a mare, un po' abbronzato. I capelli, a toilet brush, cioè fatti tipo pettinati con... Non lo so che vuol dire. Se devono essere dei capelli pettinati. Ah no, toilet brush è uno stura lavandini. Cos'è la cosa che assomiglia più a uno stura lavandini? Questo? Penso di sì. Il colore dei capelli? Come il cielo prima di una tempesta, quindi grigio, ok? I colori? Senza rimosso per le atrocità che ha commesso, quindi questi. Il colore degli occhi? È un intenso giungla, quindi verdi. Il naso? È molto piccolo rispetto, penso, alla sua faccia. Ok, quindi facciamo una cosa del genere. La bocca? Molto succulento. Che faccia è succulenta? Una cosa del genere o così? Non mi viene altro. Non aveva barba? Aveva delle cicatrici? A quanto pare sì, ed era una cosa del genere. Aveva dei piercing? Mi sa di sì, aveva due orecchi d'oro e dei tatuaggi. Pensi che questo cretino abbia dell'art sul proprio corpo? No, ok. Vediamo? Ok, i capelli non li ho capiti. Quale ci assomiglia di più? Nessuno. Nessuno nemmeno agli orecchini. Non ho capito niente. Dovrò andare con la forza del sentimento. L'unico che ha una cicatrice. Ho sbagliato pure quello. Cioè l'unica cosa che ho capito che ha una cicatrice è di lui. Quindi andrò di lui. Le labbra succulente vuol dire che erano molto grosse, quindi andiamo di lui, dai. Vediamo chi altro arriva. Ah, ciao. Lavoro nella sezione dati, ok? Beh, è successa una cosa. Sono andato un attimo nell'ascensore. Mi sono un attimo spostato per allenarmi nella mia esperienza nelle scorregge. E quando sono tornato, va bene, indietro, tutti i grafici che avevo fatto per lavoro erano tutti distrutti, messi al contrario. Tutti i risultati erano collassati. Siamo nei guai. Per favore, aiutami a capire chi ha fatto questo. Va bene, ok. Questo qui perde il lavoro, se no. Dimmi che faccia aveva. Non ho trovato nulla di inusuale, quindi una faccia normale. Colore della pelle? Aveva la pelle scura. Ok. Capelli? Sembrava un'esplosione gli sia caduto in testa. Non lo so, ragazzi, io riprovo di questi capelli. Non so che esplosione. Aspetta, i capelli esplosi. Questa sembra l'esplosione, ok. Ok, sembravano molto chiari. Ok, quindi una cosa del genere. Gli occhi? Era senza anima, è diventato nel mio cuore. Nei miei occhi, senza anima. Questi sono gli occhi senza anima, secondo me. Senza anima sono questi. Ok, il colore? Oh, non lo sapevo. Beh, ha importanza? No. Il naso? Ah, sì, era un super naso. Un super naso, quindi questo. Oddio, ragazzi, non lo so. La bocca? Oddio. Sembrava fiero di quello che stava facendo. Ok, quindi così. Aveva della barba? Aveva un sacco di barba. Ah, no, aveva un sacco di peli, ma solo sulla testa. Quindi direi che non ha barba. Aveva delle cicatrici? Sì, aveva solo una cicatrice sulla sinistra. Ah no, non aveva solo una cicatrice lasciata sulle mie finanze del 2024. Quindi niente cicatrice, ok. Aveva un piercing. Dice che per i piercing non ha visto, se aveva qualcosa non ha visto un barlume. Quindi magari aveva degli orecchini. Aveva un tatuaggi? Penso di sì. Ok, quindi forse, no, aspetta. Ma c'è stato un problema con le stampanti, quindi potrebbe essere solo la stampante. Quindi niente tatuaggi. Fermi un attimo. Questo è complesso. Era soddisfatto di quello che stava facendo. Secondo me era questo qui. Ma noi abbiamo sbagliato i capelli. Cioè abbiamo sbagliato i capelli. È quello più simile. Magari se non aveva capito che aveva gli orecchini. Secondo me è lui. Andiamo di lui. Anche se i capelli sono uguali a questo. Solo che non sembra soddisfatto di quello che ha fatto. La bocca invece è questa. E non ha un naso grande. Andiamo di questo qui. Vai avanti. Salve. Vorrei denunciare qualcuno che è andato via ed è stato cattivo con il suo partner. Cioè sta denunciando il tizio con cui stava facendo la rapina perché l'ha lasciato. È stato incredibilmente rude. Oh mio Dio. Ma questo è infamissimo. Vabbè, giustamente. Dice, oh, tu mi hai abbandonato, adesso ti denuncio. Anche se tutti e due eravamo complici. Allora dice che sembrava uno scheletro in faccia. Ok, quindi il colore della pelle, beautiful tan. Sembrava un po'
WhatsApp, sembra che veniva dalle Bahamas, che io ho pagato. Vabbè, lasciamo stare. Ok, ok, arrabbiato. I capelli che aveva, molto grandi da contenere bugie. Molto grandi da contenere bugie. Così, cos'è già il colore? Ok, matchano il colore delle sue fiamme maligne nella sua anima. Quindi questo, l'unica cosa che mi viene più rossa che c'è. Gli occhi, degli occhi senza anima, freddi, che non gliene frega niente. Spietati, earthless, senza cuore. Il colore è verdi o marroni? Oddio, saranno verdi o marroni? Bucci, fidiamo del verde. Il naso, grande quanto la sua empatia. Siccome lei l'ha abbandonata, non sarà molto grande la sua empatia, quindi così, molto piccolo. Ok, la bocca, secondo me sorrideva, quindi teniamoci questo. Boh, aveva della barba? Nah. Aveva dei piercing? Anzi no, cicatrici? Se li ha, sono probabilmente nuove. Aveva dei piercing? No. Tatuaggi? Sì, aveva dei tatuaggi. Vediamo se ho indovinato. Allora, i capelli secondo me ci siamo, ma tutto il resto non l'ho indovinato. Però secondo me è uno di questi due. Aspetta, no, perché ci aveva detto che aveva gli occhi o verdi o marroni. Quindi dobbiamo prendere questa qui, la dobbiamo scartare, anche se assomiglia molto al nostro disegno. Questo lo scarterei anche. Questo è troppo scuro, perché aveva detto che era abbronzato. Uno dei due. E secondo me, anche se lei ha una cicatrice, però aveva degli occhi apatici, senza sentimenti. Questo qui è stanco invece. Andiamo di lei, magari ha una cicatrice nuova. Vai. C'era qualcuno che correva nella strada? Va bene, faccia. Era molto magro per essere un fesso, qualcosa del genere. Skin color, la sua pelle non ha mai visto il sole, quindi una cosa del genere. I capelli, bene, aveva molti di più di quelli che ho io. Bella informazione, ok. Quindi buffa, c'è una cosa del genere. Il colore, come ti permetti? Vabbè, sono del tonico. Tutto sembra molto grigio a me. Ok, li mettiamo grigi allora. Gli occhi com'erano? Grandi. Il colore degli occhi? Perché continui a chiedere colori a uno che... Vabbè. Com'era il naso? Era molto magro, quindi mi sa che era così, perché continua a dire che questo tizio strano magro. Quindi mettiamo tutto magro. La bocca? Penso che aveva tipo un sorrisetto. Ok. Invece la barba? Mi ricorda il 1930. I baffi, magari. L'unica cosa che mi ricorda il 1930 è quella. Aveva delle cicatrici. L'unica cicatrice che ha è, oh mio dio, lo devo dire, l'ombelico. Va bene, ok. Aveva dei piercing? No. Tatuaggi li aveva? Dove sono? Ok, niente tatuaggi. Attenzione, dobbiamo capire quale di questi è, perché ha più capelli di lui, quindi ha i capelli. Magari gli occhi li ha celesti. Dobbiamo capire però chi di questi è. Di questi due, anzi. Secondo me è questo. Secondo me è lui. Secondo me è lui. Abbiamo finito? Ok, questi sono tutti quelli che ho arrestato. Chi è che ho sbagliato? Ho arrestato 10 persone. Questi sono sbagliati? Oh, ma quanti innocenti? Ho arrestato un sacco di innocenti. Gli altri sono giusti. Cioè, su 10 persone ho arrestato 5. Sono terribile, ragazzi. C'è un giorno, vi vedete e io sono un poliziotto e dovrò giudicare la vostra pena. Scappate, perché non lo so fare.